Dopo 8 mesi di attesa, stamattina finalmente mi è arrivato questo. Il Principato di Sealand dichiara ufficialmente che Lord Simone Guida è stato nominato tale dalla famiglia reale. Firmato Principe Michael di Sealand. Sigillo di Ceralacca a Gagliardo. E poi c'è questo, il contratto di compravendita di un terreno a Sealand, se così vogliamo definirlo. Nelle condizioni del contratto le dimensioni sono queste, un quadrato di 30 cm per 30. Diciamo che è sempre più grande del mio studio di registrazione. Il presunto pezzo di terra è localizzato qui, a questa longitudine e latitudine, concessa per lode e gloria di Sua Altezza Michael, al modico prezzo di 30 euro. Va bene, vi dico la verità, basta andare sul sito governativo di Sealand e vi comprate il titolo di Lord, Conte, Duca o quel che vi pare. E siccome sono tirchio, cioè volevo dire umile, non mi sembrava il caso di diventare un duca. Ma siccome sono un tipo delle ambizioni umili, ho fatto un'altra cosa. Ho stampato una lettera da indirizzare alle Nazioni Unite, più precisamente al segretario generale Antonio Guterres, chiedendo che il mio stato giardino, il libero regno di Novalandia, venga riconosciuto come stato sovrano alle Nazioni Unite. Firmato il re. Per chi non sapesse nulla del mio stato giardino, vi rimando a questo mio vecchio video. Lettera destinata a New York, quartier generale dell'ONU, giusto 2 francobolli e si spedisce. Se mi risponderanno, vi farò sapere. Guterres, se non mi rispondi... Dunque, ora che stiamo aspettando la risposta di Guterres, in qualità di nuovo Lord, parliamo un attimo di Sealand, visto che Novalandia potrebbe diventare una realtà simile il giorno di mai. Che cos'è Sealand? Sealand è un principato, una micronazione non riconosciuta da nessuno. Un po' come Novalandia che per ora esiste soltanto qui dentro. Sealand è il luogo perfetto per i misantropi. È isolata, fredda e senza ambasciate tra le scatole. Alcuni di voi si ricorderanno l'esperimento fallito dell'Isola delle Rose qui in Italia. Ecco, Sealand è un'Isola delle Rose che ci ha creduto da davvero. Dalla sua fondazione sono passati 55 anni, più longeva della moderna Dubai. E anche oggi Dubai ha fatto la sua sporca figura. In origine il Principato di Sealand era una fortezza gestita dalla Marina Britannica sotto il nome di Rough Towers. Distanti una decina di chilometri dal lungomare di Harwich nell'Essex, le Rough Towers erano uno dei 4 forti navali progettati dall'ingegnere britannico Guy Monsell al costo di 40.000 sterline, oggi circa 2 milioni, per proteggere l'estuario del Tamigi da eventuali incursioni tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Piazzata ad un'altezza di 33 metri, la piattaforma centrale che connette 2 pilastri vanta una superficie di 4.000 metri quadrati, una dimensione 110 volte inferiore a quella del Vaticano. Ad abitare oggi a Sealand sono soltanto 2 persone, non i proprietari che vivono nell'Essex, ma i 2 custodi che sono pagati dalla famiglia reale che si alternano nel ruolo di, diciamo così, tenere d'occhio la piattaforma, Mike Barrington e Joe Hamill. Visitare Sealand non è consentito e l'unico modo per farlo oggi è mettersi in contatto con Sua Altezza e prenotare una visita, una cosa non proprio facile e credo che sia più immediato visitare l'isola più remota al mondo che è Tristan da Cunha. Nonostante le intemperie dell'oceano, Sealand è perfettamente abitabile, sebbene, come dimostra mostrato da queste foto, l'arredamento lasci un po' a desiderare. Per salire sulla piattaforma, nelle loro operazioni di routine, i reali, o chi per loro, hanno sempre utilizzato una sorta di altalena sulla quale io neppure pagato salirei. Quanto ai rifornimenti, che potevano essere cibo in scatola, carburante e medicinali, venivano e vengono solitamente caricati su un gommone lungo il fiume Crouch e da lì vengono spediti sulla piattaforma dopo un viaggio di 5 ore. Ma già nel 42 c'era un problema di base. Nel 42, le 7 miglia nautiche che separavano le Rough Towers dalla costa britannica facevano sì che il forte si trovasse in realtà in acque internazionali. All'epoca, infatti, le acque territoriali britanniche si estendevano per sole 3 miglia. Quando al termine della guerra la corona inglese poi abbandonò le torri, si preferì evitare i costi della demolizione e lasciare le Rough Towers al loro destino. Il primo ad annusare l'opportunità di sfruttare quel relitto sull'acqua fu un certo Paddy Roy Bates. Ex maggiore dell'esercito britannico e magnate milionario nel settore della pesca, nel 65 Bates vide in quei 2 piastroni di cemento un'ottima opportunità per costruirsi un hub commerciale. Il mare del nord, con la sua superficie leggermente inferiore a quella della Francia, bagna alcune delle nazioni più benestanti e avanzate al mondo ed è via di transito fondamentale per le industrie che commerciano pesce e petrolio tra Nord Europa e America. A Bates non ci volle molto per prendere una barca, salire sulla piattaforma attraverso una delle scale arrugginite e dichiarare quella piattaforma in disuso e in rovina da oltre 20 anni come sua proprietà. Sapete, acque internazionali. E quel che trovate di abbandonato nelle acque internazionali diventa vostro di diritto. Pirates! Are you friendly pirates? Not really, no. Su quell'ecomostro, Bates, ancora prima di creare l'hub commerciale, installò per prima cosa una stazione radio pirata tutta sua, in diretta 24 ore su 24, con l'intento, diciamo così, di sovvertire il monopolio dell'unica agenzia che allora poteva diffondere legalmente i propri segnali in Gran Bretagna, la BBC.
Le radio private non erano ancora una realtà e gli ascoltatori dovevano pagare un canone annuale per accedere ai programmi della BBC. A Bates, come a molti altri, questo pizzo, come lo avrebbe chiamato lui, non piaceva affatto. Che strano, la cosa mi ricorda vagamente qualcosa che è presente anche qui. Ah già. Però forse è meglio che non dica nulla, perché sennò mi arriva denuncia querela. Quando le stazioni radio private vennero infine rese legali nel 66 per far perdere attrattiva alla pirateria radiofonica, Bates si rese conto che per fare soldi era necessario trasformare quella piattaforma in altro, una nazione. Il 2 settembre 1967, in barba a qualsiasi convenzione internazionale, Bates rivendicò le RAF Towers come proprio stato sovrano, cambiandone il nome in Principato di Sealand. A se stesso conferì il titolo di principe e a sua moglie, Johan, quello di principessa. Dal punto di vista legale, nel fondare la sua micronazione, Bates ragionò su tre principi fondanti. Punto primo. La Gran Bretagna avrebbe violato la legge nel costruire il forte in acque internazionali e, in quanto atto illegale, la Gran Bretagna non poteva rivendicarlo. In aggiunta, trascurandone l'abbattimento, i britannici avevano violato un'altra legge del diritto internazionale. Punto 2. Principio della terra nullius. Secondo il diritto internazionale, i territori privi di un proprietario definito diventano terra nullius, cioè terra di nessuno, e quindi preda di chiunque desideri conquistarli. Punto 3. Secondo la Convenzione di Montevideo, una nazione, per intendersi tale, necessiterebbe di una popolazione stabile, di un territorio definito, di un governo e della capacità di relazionarsi con gli altri stati. A Bates, Sealand sembrò soddisfare tutti questi requisiti. Non che la cosa fece gioia ai britannici, che erano ormai in piena depressione visto lo smembramento del loro impero coloniale. All'esterno del forte, il principe dipinse iconicamente tre parole: Sealand e Roy Bates. Più chiaro di così. Bates la pensò in questo modo: il governo non può pormi restrizioni se io divento il governo. La regina non la prese molto bene. Il novello principe si diede da fare per rendere Sealand uno stato vero e proprio. Anzitutto emanò una costituzione. Poi batté moneta propria, il dollaro di Sealand, equivalente a un dollaro americano. Il principato aveva dei francobolli tutti suoi. Peccato che Sealand non facesse parte dell'Unione Universale Postale, quindi erano praticamente inutili, e una bandiera ufficiale, progettata dalla regina sullo schema di quelle della Namibia, della Repubblica Democratica del Congo, della Tanzania e delle Isole Salomone. Paesi all'avanguardia. Il rosso simboleggerebbe la famiglia reale, il nero la stazione pirata e il bianco... il bianco, siccome avevano finito la fantasia, il cammino virtuoso della nazione. La bandiera, tra l'altro, è finita sulla vetta del Monte Everest nel 2015, sfoggiata, pensate un po', da un britannico, Kenton Cool. Kenton, anche Novalandia ha una bandiera tutta sua. Eccola qui. Se vuoi farti un secondo giro sull'Everest e non sai cosa portarti... ti do un indizio. Sealand emetteva persino i propri passaporti. Da quando però alcuni di questi finirono al centro di uno scandalo internazionale che avrebbe coinvolto più di 24 bande criminali a giro per il mondo, il principato ne bloccò l'emissione. Tra i tanti ritrovati, uno di questi passaporti sarebbe stato rinvenuto nella casa galleggiante dove si era tolto la vita l'assassino di Gianni Versace, a Miami, Andrew Cunanan. Bates si sarebbe giustificato dicendo che Sealand aveva emesso circa 300 passaporti che mai li aveva concessi per promuovere attività illegali. Il tutto rimandava infatti a un altro paese, la Spagna, dove nell'aprile 2000 la polizia arrestò un sedicente ambasciatore di Sealand, tale Trujillo Ruiz, che avrebbe orchestrato la diffusione di oltre 160.000 passaporti falsi con il sigillo dei Bates. I passaporti venivano venduti a peso d'oro a trafficanti di hashish marocchini, dicendo loro che erano utili per passare i confini alla dogana, ma anche a gente che voleva assicurarsi prestiti da milioni di dollari per comprarsi aerei privati, a rivenditori sottobanco di whisky made, secondo loro, in Sealand, e a falsi investitori che si spacciavano azionisti di Sealand che, per progettare l'espansione della piattaforma, avevano richiesto cauzioni da migliaia di sterline. Un sedicente segretario di Stato di Sealand, tale Miguel Palacios Massó, avrebbe persino negoziato con membri della mafia russa in Spagna per comprare carri armati, elicotteri, missili e munizioni da rivendere poi in Africa, in Sudan, che all'inizio degli anni 20 era sotto embargo dell'Occidente per il fatto di essere uno Stato a forte minaccia terroristica. Nel 97, a Hong Kong, si scoprì poi che la stessa rete criminale aveva venduto, alla modica cifra di $1,000 l'uno, 4.000 passaporti contraffatti a tutti quei cittadini che volevano scappare dalla città, vista l'imminente cessione della ex colonia britannica ai cinesi.
Come riportato dall'attuale principe di Sealand, Michael Bates, l'agenzia che stava dietro quelle false compravendite sarebbe stata la Sealand Trade Development Authority Ltd, azienda che sarebbe pure comparsa nei registri dei Panama Papers in relazione al riciclaggio di denaro. Ovviamente non tutti avevano gioito all'idea di uno stato indipendente al largo delle coste britanniche. Già all'epoca dell'occupazione delle Raft Towers il governo britannico poi sapeva benissimo cosa stava succedendo sulla piattaforma. Nel 67, poco dopo l'indipendenza, Westminster infatti aveva imbastito la cosiddetta Operazione Callow. Uno potrebbe pensare all'invio di forze armate speciali, mandate sulla piattaforma e armate fino ai denti. E invece Londra si limitò a mandare un agente a casa di Bates per convincerlo, davvero gentiluomo, a cedere il forte al prezzo di 100.000 sterline e lasciare che la marina piazzasse due esplosivi per farla saltare in aria. Domanda, voi avreste accettato l'offerta? Ecco, Roy Bates in soldoni disse: meglio morto che svendermi per 100.000 sterline. E a quel punto la polizia si incazzò per davvero. Il Ministero della Difesa britannico inviò una nave, la GoldenEye, e alcuni elicotteri della marina per sfrattare Bates e famiglia. E cosa fece il principe? Beh, le accolse a suon di Molotov e sparì avvertimento. Le forze britanniche scelsero di ritirarsi senza rispondere apertamente alle provocazioni. A quel punto la stampa, o meglio, la propaganda mediatica, provò a manipolare l'opinione pubblica, mandando dei reporter su un elicottero per scattare le foto dei figli di Roy, tra cui lo stesso Michael. Sul Daily Mail comparvero quindi titoli come: guardate le loro facce deperite, quei bambini stanno morendo di fame, pensate ai bambini. L'irritazione della marina fu poi tale da passare alle minacce. Il 21 agosto 67 gli inglesi piazzarono 1500 kg di tritolo sulla vicina piattaforma Sunk Head, visibile ad occhio nudo da Sealand. L'esplosione fu sentita chiaramente dai Bates. Da un elicottero i britannici urlarono al megafono: voi siete i prossimi. A quel punto la famiglia reale, sotto minaccia costante di essere scalzata, si mise a fare i turni di notte per sorvegliare il perimetro della piattaforma. L'anno seguente Michael, che nel 68 aveva 16 anni, sparò in aria con una calibro 22 per spaventare degli operai che stavano lavorando su una piattaforma galleggiante e che secondo lui si erano avvicinati troppo al suo principato. La risposta del governo britannico fu quindi quella di ignorare semplicemente i Bates e sperare che sloggiassero il prima possibile. A quel punto il grande dilemma di Roy fu cercare di rendere redditizia quella piattaforma arrugginita in mezzo al mare del nord. Con la speranza di sviluppare un piano d'affari, il principe consultò un avvocato tedesco di nome Gernot Putz, che era in contatto con alcuni imprenditori olandesi. Il gruppo era coordinato da un ex mercante di diamanti tedesco e professore, un certo Alexander Achenbach. Achenbach era stato nominato persino ministro degli esteri di Sealand ed era stato subito folgorato dall'idea di avere uno stato tutto suo, dove poter costruire un casinò da 70 milioni di dollari con blackjack e squillo di lusso. Il furbone aveva pianificato anche l'allargamento di Sealand, fino a comprendere una stazione di trivellazione per cercare eventualmente del petrolio con cui autofinanziarsi. Ma siccome la famiglia reale si dimostrò lenta e poco entusiasta all'idea di accogliere le proposte di Achenbach, il tedesco e la sua cricca di olandesi decisero di fare di testa propria, e nell'agosto del 78 Sealand partecipò alla sua prima e unica guerra, uno spartiacque della storia mondiale. Ma adesso lascio la parola al mio grafico, Alberto, perché lui va pazzo di isole e perché nel suo nuovo canale, Oddity Islands, che è questo qui, parlerà in abbondanza di argomenti simili in futuro. Ok, Sealand non è propriamente un'isola, ma diciamo che concettualmente ci si avvicina abbastanza, dai. Il consorzio di avvocati che ci ha introdotto Simone adesso invita Sua Altezza Roy Bates a Salisburgo per un incontro preliminare. Al suo arrivo Bates viene accolto calorosamente, ma forse c'è un motivo dietro tutta questa allegria. Presentandosi all'appuntamento, Bates ha dato prova di essere disposto a correre il rischio di lasciare il suo paese, Sealand ovviamente, non l'Inghilterra, diavolo l'Inghilterra, nelle giovani e inesperte mani del figlio Michael. Viene subito fissato un altro appuntamento, che avrà luogo questa volta in Olanda, qualche giorno dopo. Il giorno e l'ora concordati, Roy si presenta all'appuntamento. Attende Achenbach e i suoi anfitrioni olandesi, ma questi sono in ritardo. E Roy attende, attende e poi realizza. Quei maledetti non verranno all'appuntamento perché sono da tutt'altra parte. Dove? Su un elicottero della KLM in volo sulle onde del Mare del Nord. Destinazione Sealand. La sua Sealand. Intanto, nella sua Sealand sono le 11 del mattino e Michael, in piedi sul tetto della piattaforma, con una vecchia pistola della Seconda Guerra Mondiale in pugno, fissa con aria preoccupata l'elicottero degli olandesi, che staziona sopra di lui. Sulla piattaforma è presente un palo alto 10 metri che impedisce agli elicotteri indesiderati di atterrare senza permesso. Ma Michael vede che sul fianco dell'elicottero un portellone si spalanca e diversi uomini armati si calano con una corda, invadendo comunque il sacro suolo sotto di loro. Presentano a Michael un telegramma, contraffatto naturalmente, col quale affermano di avere il permesso del padre di essere lì e che faceva tutto parte delle negoziazioni. Michael non gli crede, ma
si rende conto che, per il momento, non ha altra scelta se non quella di stare al gioco degli invasori. Di lì a poco il ragazzo viene imprigionato in cucina e i golpisti prendono possesso della piattaforma. Dopo alcuni giorni, caricano il povero Michael su un peschereccio di passaggio e lo spediscono in Olanda da suo padre. Roy, in Olanda, ha recuperato il figlio e visti confermati i suoi timori, come potete immaginare, è furente. Tradito dai suoi ospiti e detronizzato con l'inganno, i Bates tornano nell'Essex e Roy contatta subito il suo amico John Crewdson. John, abile elicotterista, aveva in passato lavorato anche per alcuni film di James Bond ed accetta di trasportare i Bates, accompagnati da una squadra di mercenari assoldati per l'occasione, alla riconquista di Sealand. Anche in questo caso il palo impedisce all'elicottero di atterrare e la discesa in stile Black Hawk Down è l'unica via percorribile. L'esito della discesa fortunatamente è stato migliore di quello del film. Oddio, non che la catastrofe non si sia comunque sfiorata. Durante la calata con la corda, infatti, dal fucile di Michael partono inavvertitamente alcuni colpi. Poteva essere un disastro, non oso immaginare cosa sarebbe successo se qualche colpo avesse colpito magari l'elicottero. E invece alla fine si è rivelato un colpo di fortuna. Le guardie olandesi sulla piattaforma, sentiti gli spari, si arrendono subito. Evidentemente il vecchio Hackenbach non sganciava abbastanza marchi per il rischio di farsi impallinare per la difesa di quel relitto arrugginito in mezzo al mare. Il principe è tornato. La piattaforma è riconquistata. Gli invasori sono stati scacciati tutti. Tutti, tranne uno. L'avvocato Gernot Putz sarà infatti ospite della cella di Sealand per un paio di mesi con l'accusa di tradimento. Alla fine, la Germania dell'Est, di cui Putz era cittadino, fu costretta ad inviare a Sealand un diplomatico per negoziare la liberazione dell'avvocato, che nel frattempo da 2 mesi puliva i bagni e preparava il caffè per tutta Sealand. Questo gesto fu interpretato dai Bates come un implicito riconoscimento della legittimità di Sealand da parte di uno stato sovrano, in questo caso la Germania dell'Est. Ora, noi non vogliamo insinuare nulla, ma è possibile che tutta questa cosa dell'incarcerazione di Putz, che dalla Germania è stata etichettata come un atto di pirateria, sia stata in realtà una mossa orchestrata dallo stesso Bates, in combutta proprio con Putz, per costringere gli altri paesi a riconoscere Sealand con una mossa come quella della Germania dell'Est. Chi sostiene questa ipotesi non si stupisce del fatto che a rappresentare i Bates nel processo contro gli olandesi che ebbe luogo nei primi anni 80 ci fosse proprio l'ex prigioniero Putz. Le dispute per Sealand si freddarono del tutto fino ai primi anni 2000, quando Michael, che ormai aveva preso di fatto in mano la gestione della piattaforma, data la vecchiaia dei genitori, trovò in Ryan Leckie, un giovane programmatore ed ex studente del MIT, l'opportunità per trasformare Sealand in un rifugio per i server di internet gestiti dalla società informatica Haven Co. Il piano era semplice: ospitare una serie di server contenenti siti web e informazioni liberi da qualsiasi restrizione governativa. Leckie era convinto che in molti avrebbero pagato per tenere i propri sistemi di posta elettronica, oppure quelli bancari, o anche i siti di giochi d'azzardo lontani dagli occhi indiscreti dei vari governi ufficialmente riconosciuti. Leggendo il libro Come fondare il tuo paese, di Erwin Strauss, Leckie si era imbattuto proprio in Sealand e la ritenne perfetta per i suoi scopi. Sealand, infatti, proprio perché non riconosceva uscita da nessuno a livello internazionale, era libera da qualsiasi tipo di controllo o censura statale nel mondo di internet. La Haven Co. proponeva piani da $1,500 per ciascun server dedicato e una forbice di $300-700 al mese di canone di affitto per una connessione di 128 kilobit al secondo. Oggi avremmo difficoltà a guardarci un video su YouTube con quella velocità. Davanti alla prospettiva che Sealand potesse diventare un paradiso illegale dove stoccare dati informatici, i britannici si allarmarono subito. Gli statunitensi invece se ne fregarono altamente. Per Washington, finché Sealand non vendeva i suoi server a Bin Laden, non c'erano problemi. Ma a far tirare un sospiro di sollievo agli inglesi ci pensò allo stesso Leckie. Tempo un anno e dei guadagni da lui promessi ai Bates neanche l'ombra. Mentre le controversie circa la sua disponibilità a ospitare siti web scabrosi e poco ortodossi mandò su tutte le furie il principe. I soldi certo non mancavano a Roy e famiglia, considerando che secondo le stime milioni di sterline erano confluite nelle casse di Sealand, e spesso non sappiamo in che modi poco trasparenti. Ma è anche vero che rendere la piattaforma un luogo di custodia per dati sensibili poteva essere la svolta per la carriera imprenditoriale dei Bates, e chissà, magari la svolta della stessa storia di Sealand. Invece, con il licenziamento di Leckie, il progetto della Haven Co. naufragò immediatamente. Alla morte del principe Roy nel 2012, Sealand finì nelle mani del figlio Michael, il quale però, resosi conto degli elevatissimi costi di manutenzione e delle difficoltà di vivere in un posto umido e salmastro, preferì mettere in vendita la piattaforma attraverso un'agenzia immobiliare spagnola, al modico prezzo di $1 miliardo. Ma visto
che nessun acquirente era così stupido da mostrarsi veramente intenzionato ad acquistare la micronazione a condizioni così esose, il nuovo principe alla fine fece dietro fronte. Oggi Sealand non è ufficialmente in vendita, ma se qualcuno di voi facesse davvero un'offerta adeguata ai Bates, sono abbastanza certo che non si farebbero troppi problemi a cedervi il loro principato. Quindi su, fatevi avanti. Ad ogni modo, che la famiglia Bates riesca a vendere a peso d'oro Sealand o no, una cosa è certa. Nessuno, e dico nessuno, avrebbe mai scommesso un singolo penny sulla sopravvivenza di una micronazione arrugginita nata per scherzo e senso di ribellione come Sealand. Nessuno, ovviamente, tranne lui, il testardo principe Roy Bates. Un uomo che credeva fermamente nei suoi principi. Del resto, come recita ancora il motto di Sealand, e mare libertas. Dal mare, la libertà. Io ne approfitto per ringraziare Simone per questo spazio che mi ha molto gentilmente concesso e anche per ringraziarlo delle sue esortazioni ogni tanto a prendere parte a questi video che sono anche divertenti. Però volevo ringraziare anche tutti voi, la community di Nova Lectio, perché stranamente per i canoni di YouTube Italia siete stati molto gentili e propositivi nei miei confronti quando sono comparso nel video di Simone sulle Curili e molti di voi mi hanno incoraggiato a fare effettivamente questa cosa di un canale mio. Io lì per lì l'avevo detto un po' come cosa scherzosa, però in realtà devo dire che questa idea un po' ce l'avevo e quindi alla fine ho deciso di farlo. Chiederò quindi a Simone di mettere in descrizione il link al mio canale, che per il momento naturalmente è vuoto, non c'è dentro niente, c'è solo un trailer, ma che prometto prossimamente si riempirà di contenuti. È un canale dove io raccolgo le storie delle più strane isole del mondo e delle persone che in qualche modo si sono legate alla storia di queste isole. Spero che i contenuti possano piacervi e ovviamente inviterò Simone qualche volta a presenziare. Noi nel frattempo ci vediamo la prossima volta e spero di vedervi anche lì. Ciao a tutti!